Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino interno del convento, ecco, la riconosciamo, l'edicola dove Padre Pio spesso si soffermava in preghiera o in meditazione con i suoi figli spirituali, con i suoi confratelli, l'edicola di Gesù nel Getsemani. Ecco, come vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovrimpressione, ecco, è questo l'indirizzo a cui inviare le vostre testimonianze, le vostre mail, come Padre Pio è entrato nella vostra vita, come ha fatto Adriano che ci racconta la sua storia. Adriano è un uomo di 59 anni, sposato, padre di un figlio, vive una vita tranquilla a Lioni, in Irpinia, nonostante la sua fede in passato non conosce Padre Pio. È lui ad entrare nella sua vita in un momento difficile e non lo lascia più. Adriano racconta: non sapevo chi fosse, ma è venuto a cercarmi e non mi ha più mollato. Un paio di settimane fa mi ha fatto un regalo, una bellissima rosa bianca, che vediamo, che ha anche inviato. Tutto ha inizio nel 1993, quando Adriano deve affrontare un intervento chirurgico sui problemi vascolari ad una gamba. La paura lo assale. Sono sempre stato un fifone per quanto riguarda la salute e l'idea di affrontare l'operazione mi terrorizzava. Entrando in sala operatoria è preso dall'ansia, ma accade qualcosa di incredibile. All'improvviso vedo una luce bianca, accecante, accanto a me un frate cappuccino con il saio e la barba bianca. Mi sorride, dolcezza indescrivibile. Mi mette una mano sulla fronte e mi dice: stai tranquillo, ci sono io. Il frate ha una mano coperta da un guanto e un profumo intenso di fiori si diffonde nell'aria. La sua presenza calma Adriano, che si lascia andare serenamente all'operazione. Al ritorno nella sua stanza, Adriano non può fare a meno di raccontare questa esperienza ai medici e agli infermieri. Non ha idea di chi possa essere quel frate fino a quando, qualche tempo dopo, vede la foto di Padre Pio su una rivista. Era lui, non avevo dubbi. Da quel momento ogni tanto mi appare in sogno, sento il profumo o la sua voce. Padre Pio continua a manifestarsi nella vita di Adriano in modi sorprendenti. Un giorno, mentre viaggia con un amico verso San Giovanni Rotondo, un intenso profumo di fiori riempie l'abitacolo dell'auto. Pensai subito a Padre Pio e poco dopo girammo, c'era una curva, vedemmo una piccola cappellina con la sua statua. Era una benedizione, racconta Adriano. Ma la storia di Adriano non finisce qui. Una notte sogna Padre Pio in compagnia di altri tre frati. Al risveglio scopre che uno di loro è Fra Daniele Natale, servo di Dio, confratello e amico di Padre Pio. Oggi sappiamo in corso la sua causa verso la beatificazione. Adriano comincia a pregare anche lui, soprattutto per il papà defunto. E in sogno Fra Daniele gli appare, rassicurandolo: stai tranquillo, tuo padre sta bene, è con me e prega per tutti noi. Le parole di Fra Daniele riempiono di gioia Adriano. La più incredibile delle esperienze però accade proprio come lui ci ha raccontato all'inizio, 2 settimane prima di questa mail, quando sogna Fra Daniele che gli dice di andare a San Giovanni Rotondo, dove lo aspetta un dono speciale. Obbediente al messaggio, Adriano organizza un pellegrinaggio e dopo la messa si reca in sacrestia come indicato nel sogno. Chiesi se c'era qualcosa per me e mi risposero di sì, anche se non sapevano chi l'avesse lasciata. La sorpresa è grande, davanti a lui c'è una rosa bianchissima. Era un regalo per me da parte di Padre Pio. L'ho messa accanto ad una foto e alla statua della Madonna e profuma ancora come se fosse stata colta ieri. Adriano conserva questa rosa come un tesoro, un segno tangibile della presenza di Padre Pio nella sua vita, con un sorriso pieno di meraviglia, e conclude: non so perché tutto questo accade a me, ma sento che Padre Pio mi vuole bene.